da quanto tempo ormai non facevo più video. Cioè, il video scorso che avete visto, tipo, l'avevo registrato un mese fa e devo dire che... Dopodiché non ho registrato più video. Comunque, ragazzi, oggi sono tornato con un nuovissimo video. Allora, premessa. Prima che inizi il video, voglio ricordarvi che questo video è in sponsor con Tripod Shop Online. Sarebbe, raga, un sito che ha molte varie offerte. Potete trovarci di tutto, dai computer da gaming, ai telefoni, a un poco di tutto, diciamo, in base di tecnologia. E devo dire, raga, che questo sito mi ha veramente sorpreso. Trovate molte cose, devo dire. Soprattutto certe alcune volte a prezzi davvero convenienti. Quindi vi consiglio di darci un'occhiata, ovviamente tutti i link li trovate in descrizione. Oggi, raga, sono qui per fare la recensione di queste fantastiche cuffie qui. Ecco, tipo lo scatolo già disfatto, non vi preoccupate, l'ho aperto io. E come già vi ho detto, questo video è stato in collaborazione con Tripod Shop Online, che però non mi ha pagato per fare la sponsorizzazione. Comunque, raga, queste qui sono le cuffie, come potete vedere. E io all'inizio credevo che erano RGB. Cioè, prima idea, prima volta viste. Poi sono arrivato a casa, raga, mi facevano questi. Una volta connesso alla presa USB del PC, devo dire, raga, che questo colore blu che fanno mi piace un botto. Ovviamente questo non sarà di sicuro un video di 10 minuti, raga, ma sarà solo un video per farvi un poco, per parlarvi di queste cuffie che io ho acquistato. Comunque, raga, soprattutto vanno bene per molti dispositivi, da partire dall'Xbox alla PS4, al PC, alla Nintendo Switch, al telefono, perché sulla punta dove si inserisce il jack audio c'è uno sdoppiatore, uno splitter per dire meglio, che suddivide il microfono dalle cuffie, che ovviamente viene dato in dotazione una volta acquistate le cuffie. Ovviamente c'è anche l'entrata USB per far accendere le luci. Dopodiché vicino al filo qui c'è il quadro comandi, per dire, ma guardate, giusto per alzare e abbassare il volume e per disattivare ed attivare il microfono. Ce l'ho provato a fare alcune partite, raga, a Rocket League e altri vari giochi. Devo dire, raga, che hanno un audio 3D che è pazzesco. Cioè, ho provato anche a parlare un po' con Google Meet, con queste cuffie, con i miei amici. Raga, l'audio fa paura, raga. Devo dire che è veramente un audio pazzesco. Niente, raga, l'ho detto, il video non doveva durare 10 minuti. Comunque questo sarebbe lo splitter audio, che da come potete vedere da un cavo aux semplice diventa due, in questo caso che, come vi ho detto, suddivide microfono e cuffie. E basta, raga, cioè dopo il resto sono delle normalissime cuffie, ovviamente con il microfono regolabile, non si può solo in poco meno solo alzare ed abbassare, così per non dare fastidio. Dopodiché, raga, qui lateralmente si possono allungare oppure si possono stringere in base alla vostra testa, come vi stanno più comode. E niente più da fare, niente più da dire, raga. Farei un test di gaming, però mi sembra quasi inutile, visto che voi non potrete mai capire la potenza dell'audio di queste cuffie. Però, visto che, regà, ormai il video, almeno vorrei provarci almeno a farlo arrivare a 10 minuti, vi farò un test gaming, soprattutto perché vi ricordate che tipo il video di Fortnite che avevo fatto avevo fatto tipo 3 mesi fa? Beh, un nuovo video ci può anche stare, no? Quindi, regà, fra 2 secondi passiamo sullo schermo sul mio desktop e vi faccio delle prove di gaming in creativo. Allora, raga, come potete vedere, questo ero io prima di shoppare e poi sbattaglia, raga. Come potete vedere, già da come sono entrato ho la skin di Aura,
mentre nell'armadietto sono cambiate molte cose, tipo avevo solo la skin da Nabu, adesso ho tutte queste skin, alcune prese dal pacchetto del pass battaglia, alcune invece le ho prese io con i miei V-Bucks, 7,99 euro. Poi ovviamente sono cambiate pure altre varie cose. Io direi di andarci a fare una single, regà. Ovviamente il balletto lo metto, regà, ma solamente non posso attivarvi l'audio perché sarebbe copyright. A parte se io ne vado nelle impostazioni di attivare le varie funzioni. Comunque andiamo avanti. Regà, ecco, ci troviamo in partita e già sto laggando. Allora, ragazzi, se vedete il lag, soprattutto perché questa che sentite non è la mia voce nel video, è una voce che ho registrato secondariamente, perché è sempre il solito problema, raga, che io ogni volta che registro Fortnite, che provo a registrare Fortnite, mi va tutto in crash. Infatti questo che state vedendo in realtà è un video che ho registrato 3 secondi fa. Solamente il problema è che mi stava laggando tutto. E nonostante il fatto che mi stava laggando tutto, non mi ha registrato l'audio di entrata e me ne sono appena accorto dopo st mentre stavo editando il video. Quindi, raga, questa voce là, questo sono io che parlo sul mio video. Comunque, lasciando il fatto che adesso stavo laggando in questo momento, schippo un po' in avanti, nel frattempo per quando arriva il boost della battag di battaglia, e io tattico, super tattico, me ne vado a Pantano Palpitante. Ovviamente. Vabbè, me ne vado a Pantano, salto giù. Trovo nella cassa qui sopra, trovo un assalto blu e il resto è caduto giù. Poi ovviamente mi metto a spaccare sotto i materiali. Devo dire che, raga, se andate a vedere il video che ho fatto 3 mesi fa, devo dire che non so voi, ma io secondo me sono cambiato un botto. Poi ovviamente ho trovato il portatile. E scendendo più giù e iniziamo già col fare le prime kill. Questa è la prima kill della partita. GG per me. Ovviamente, raga, prima kill, quello non aveva armi, quindi non era molto difficile farsi ammazzare. A parte se non veniva a darmi picconate. Allora, raga, stavamo dicendo. Ovviamente qui laggavo come un maiale. Non so perché, raga, dovevo laggare. Comunque, vabbè, mi parlavo a caso, non sapevo neanche, non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo. Va bene, schippiamo leggermente. Qui ancora la ricerca di casse. Andiamo ancora avanti. Qua inizio a farmi un poco full di scudo e di vita. E qua arriva quasi il bello, si può dire. Mentre qui mi giro dietro a caso, inizio a trovare player. Ecco qui, tipo, sto laggando malissimo. Comunque, raga, guardate qui. Aspetta un po' avanti. Apro la porta, qui, raga, c'è un player che tipo, raga, sparava a caso. Cioè, guardate, io mentre ricaricavo l'arma mi sparava contro il muro. A caso. Vabbè, si poteva capire tranquillamente che era un bot, raga, perché ditemi voi, mica io sparo contro il muro in una partita per la paura. Comunque, vabbè, continuiamo ad andare avanti. In questo momento prendo la macchina e scappo via da Pantano. Mentre, raga, tranquillissimo io andavo a fare la partita, ovviamente. Qui mi hanno fermato per andarmi a prendere la monetina di XP verde. Ovviamente qua un altro player che avevo trovato lo killo tranquillamente senza troppi problemi. E qui inizia il bello. Vabbè, regà, i lag sono una cosa normalissima, non vi preoccupate. Comunque qui ho trovato, regà, un player che aveva i robottini. E già, regà, si può capire che se aveva i robottini vuol dire che era proprio un pro player pazzesco. Comunque alla fine, regà, era un bot che con uno schifoso combat. Cioè che io, raga, li odio a morti i combat perché quanto li uso io non fanno mai danno. Poi arrivano gli altri player, tipo ti fanno 200 con il combat, anche se è una cosa praticamente impossibile. Comunque, bene, qui mi faccio il medikit, tranquillo, sciallo. Va bene.
lui spacca la piattaforma, e io ero rimasto lui contro il player che il pezzo di merda mi ha lanciato delle lucciole che in poco orario hanno fatto prendere fuoco tutto. Avevo 20 di vita, quindi figuratevi voi, e alla fine mi ha ammazzato il robot di Stark, raga. Tutto normalissimo, non vi preoccupate. Comunque, raga, qui in questa parte stavo dicendo il fatto che io avevo cambiato in questo momento la schermata di caricamento, cioè la schermata di caricamento adesso. Ho cambiato l'immagine profilo di YouTube e l'immagine copertina di YouTube. Quindi raga, dopo tutto questo qui, spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E che dire, da Nick, da queste fantastiche cuffie e dallo sponsor TripodoShop è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Spero che la prossima volta comunque Tripodo mi paghi per fare la sponsorizzazione. Ciao! Savoring this moment, as I still ask goodbye.